La prima cosa che vorrei dire è liberal-democrazia. Liberal-democrazia non è da prendere come concetto in senso stretto contrapposto a social-democrazia. No, no, assolutamente no, anzi praticamente le adopero come sinonimi. Noi siamo vissuti all'interno, noi che abbiamo questi anni, siamo vissuti all'interno di un sistema che era di impianto liberale storico, cioè diritti individuali, separazione dei poteri sovrani e tutto quello che sappiamo, insomma, equilibrio democratico, perché la società era di massa e bisognava fare i conti con questa dimensione, e dunque già questo andava oltre il mero liberalismo, e sociale, perché era lo Stato sociale la risposta vuoi al fascismo, vuoi al comunismo, cioè la terza via vera per gestire la dinamiche che avevano portato praticamente l'intera popolazione a un livello di presenza sulla scena pubblica. Ecco, non c'erano più strati ciechi, sordi, muti, immersi nella non storia, no. Erano stati bene o male, grazie al capitalismo, portati tutti violentemente sulla scena pubblica, e bisognava trovare il modo di farci stare in modo non distruttivo. E dunque, quando dico liberale democrazia, intendo una democrazia che ha uno scheletro liberale, ma anche una dimensione sociale, quella in cui siamo vissuti noi, in cui è vissuto l'Occidente, pagando un prezzo all'Occidente europeo, cioè che non poteva più fare la guerra, perché queste cose le potevi fare se avevi i soldi per farle, e i soldi per farle li avevamo nel misura in cui A, c'era un capitalismo in espansione per via della ricostruzione, B, non avevamo spese militari praticamente, perché avevamo perso la guerra ed eravamo sotto un ombrello altrui. Ecco. Secondo, tutte le domande che voi ponete sono giustissime, alle quali io non ho poi risposta, come dire, dogmatica o assiomatica. Mi sembra che trascurino un fatto, che la rivoluzione la sta già facendo il sistema. Cioè il sistema non c'è. L'elemento drammatico è che c'è una serie di coazioni che non fanno ordine. Però lo fanno ordine. Coazioni che non fanno ordine. Cioè il sistema sta giocando una partita pericolosissima per se stesso. Per cui non abbiamo che da aspettare. Qualche cosa capiterà, perché il narcotico che, io sono picchiota. Anch'io. Il narcotico che ci viene somministrato non funzionerà. Se ci fate caso, in Italia abbiamo passato 4 infatuazioni, tutte sempre alla ricerca di qualche cosa di misto, vuoi di una soluzione antisistema, vuoi di un allentamento delle maglie del sistema che ci permettesse di mettere insieme il pranzo con la cena senza dover stare piegati a regole burocratiche sempre più vessatorie. Abbiamo votato prima Renzi, poi 5 Stelle, poi Lega e poi Fratelli d'Italia. Milionate di voti che si spostano, cioè non sono proprio gli stessi. No, però vuol dire che pescano su un'immane base di instabilità, diciamo così, di instabilità. Ecco, quando c'erano i democristiani, quelli si prendevano 10 milioni di voti tutte le volte e quelli erano. L'1%? Ecco. Adesso sono delle milionate di voti, e prima di quelli che ho nominato, c'eravamo, io no, ma tanti si erano innamorati di Berlusconi, il primo grande populista. Cioè, vuol dire che fra innamoramenti euforici per Berlusconi, innamoramenti disforici per Berlusconi e per Renzi, innamoramenti disforici per i 5 Stelle, per la Lega, per Fratelli d'Italia, che poi è la meno disforica perché c'è anche un elemento di idealismo verbale, sono 30 anni
che viviamo pericolosamente, cioè che non c'è ordine in questo paese. Non a caso sono 30 anni che cambiamo le leggi elettorali, sono 30 anni che ogni tanto arriva qualcuno che vuole smontare la Costituzione e rifarla. Il disordine, cioè, finora è più o meno è narcotizzato dalle elezioni, danno possibilità agli italiani di stare a casa maledicendo o di andare a votare maledicendo. Ecco. Certamente molti di noi vedono lo spirito rivoluzionario, che non è il mio, ma è come dire, è necessitato, nasce per forza di cose. Ciò che stiamo vivendo è talmente instabile che non può durare, come diceva Duraminga. Ecco. Non può, cioè, non viviamo in una... tecnicamente non abbiamo una Costituzione. Abbiamo una Costituzione formale, che pare non importi nessuno, quella materiale è a pezzi, è rimasto soltanto un concetto. Esistono poteri che hanno il potere di togliere poteri agli altri. Questo sì. Ma questi poteri non sono capaci di produrre ordine. Cioè, la grande scommessa è: esistono poteri che prosperano nel disordine. Io non so, certo, è un fatto nuovo, ma... Allora, questo disordine è, e questo è il punto, questo libro ha questa pretesa di provare ad analizzare questo disordine. Io ho adoperato due strumenti banalissimi, ovvi, pensiero dialettico e pensiero negativo. Col pensiero dialettico arrivi a capire che l'elemento economico, la struttura economica, è in un qualche modo ancora descrivibile, non è incomprensibile. Si riesce ancora a capire che cosa sta succedendo. Cioè, sono autentiche contraddizioni, paragonabili a quella rilevata da Marx, no? Ricchezza socialmente prodotta e appropriata privatamente. Adesso noi abbiamo un sistema economico mondiale che si fonda sopra diseguaglianze spaventose a livello internazionale, cioè non ce lo dimentichiamo mai, ci sono, il meccanismo è: io ci metto il capitale, io ci metto le idee, io ci metto gli ingegneri che con le mie super università ho formato, tu ci metti la manodopera dequalificata, tu ci metti le materie prime che sostanzialmente ti rubo. Ecco. Per non parlare delle diseguaglianze all'interno, che sono, segnano il ritorno a una situazione pre-welfare. Cioè, adesso morirai dove sei nato, non ti muovi. Non ti muovi da dove sei nato, non c'è ascensore sociale, per adoperare un termine banale. Ecco. Chi ha la mia età ha vissuto una finestra in cui un po' di movimento c'era. Adesso tutto quello che ti può venire offerto è una cattiva scuola, se non hai i soldi per pagarti quelle private, ma quelle private non gli esamifici, quelle private dove si impara a far parte delle élite del mondo, quelli che comandano. Se hai i soldi e la famiglia che capisce, forse puoi, e poi vai in giro a fare il mercenario per il mondo, non è che te ne stai a casa tua, sei il mercenario. Se no ti diamo una scuola pubblica malata di moralismo, bullismo e incultura. Non ti deve servire. Cosa diavolo te ne fai della cultura? Devi imparare un po' di educazione civica, come vogliamo noi. Basta. Questa differenza crescente, che è differenza di redditi, ma è differenza di sapere, differenza di potere, è assolutamente instabile. Si può gestire, certo, sì, butti lì ogni tanto qualche... prima puoi buttare lì l'elemento
della crisi climatica, per cui ragazzi fate pure sciopero il venerdì e andate in piazza perché così, in nome della crisi climatica, poi puoi buttare lì il femminicidio, fate pure sciopero, cioè, qualunque cosa la puoi buttare lì. Adesso non usa più, una volta usava anche la causa palestinese, ma adesso non usa. Ma che qualcuno perde il suo tempo a produrre una formazione culturale di dimensione critica, di valenza critica, a scuola, ma mai, ma non se ne parla per nulla. Ecco. Allora, no, poi ci sono, e questo è il punto, perché ci sono le reazioni, perché le persone non sono stupide, semplicemente non hanno gli strumenti, nessuno gli ha dato gli strumenti intellettuali, per cui ci sono infinite forme di reazione sociale di vario tipo, a vario titolo, che non diventano politica. Che non diventano. Dice, ma è anche colpa degli intellettuali. Sì? Sì, però ragazzi, fra gli intellettuali e le masse, una volta c'erano i partiti. E a noi la prima cosa che è stata insegnata è che i partiti sono una manica di delinquenti che devono avere potere nullo, ovvero, come si dice, devono essere scalabili, contendibili. Cioè il primo che passa si prende la segreteria di un partito politico. Allora, voi capite che senza partiti, senza sindacati, con le istituzioni fatte a pezzi, con l'ignoranza diffusa e tanti bei videogiochi, il sistema dura. Però attenzione, il sistema è al tempo stesso altissimamente instabile. Per cui, a me fu detto, fai il libro, gli diamo come titolo Democrazia ultimo atto. E io ho detto, beh, appunto, ci mettiamo il punto interrogativo. Ah, ma lei dice? Dico, ma guardi, cioè, benché io sia notoriamente non ottimista, però c'è proprio l'idea che entriamo nell'entropia e ci estinguiamo come esseri umani pensanti quando il mondo ci frana sotto i piedi e siamo costretti ad aprire gli occhi e svegliarci, e che non sappiamo che cosa fare, ma costretti ad aprire gli occhi per forza, la gente se ne accorge che c'è qualcosa che non quadra. Il libro col quale la mia generazione fece il 68, L'uomo è una dimensione, non è il migliore libro di Marcuse, ma insomma comincia dicendo, no, una confortevole levigata, non libertà. Noi sulla non libertà possiamo concordare, ma che sia poi confortevole levigata, no. La differenza è questa, che allora, quello è un libro del 64, allora era già finita, avevano già ammazzato Kennedy, però insomma si poteva ancora parlare di confortevole e levigata non libertà. Oggi io voglio vedere uno che scrive un libro sulla non libertà di oggi, la definisca confortevole e levigata. È completamente sconfortevole e ispida e piena di punte. Per cui mi sembra che, piaccia o non piaccia, ripeto, nonostante il narcotico che viene versato a piene mani, proviamo questo, no, proviamo quest'altro, no, proviamo quest'altro, piaccia o non piaccia, qualche cosa deve succedere. Ad esempio, se c'è una riforma del patto di stabilità per cui tutti gli anni ci dobbiamo togliere di tasca 20 miliardi di euro, voglio vedere quando cominceranno a dire, Galli, la tua pensione viene dimezzata. E io sarò un vecchio cadente e dirò, oh, vabbè, però lei che è professore in servizio, le dimezzo lo stipendio. Adesso la sanità pubblica la facciamo finita con questa ridicola storia, diciamo tutti che non c'è più e basta. Cioè, voglio vedere se qualche cosa succede. E se non succede niente, allora ce lo meritiamo anche pure. Ecco. Perché voglio dire, non è difficile, credo, scrivere un libro così, perché il materiale te lo danno proprio. Quello che è difficile è come venirne fuori. E io dico,
forse è meno difficile di quello che crediamo, perché come siamo arrivati a quel punto? Per sostanziale avidità dei capitalisti. Così probabilmente quella sostanziale avidità genererà un disordine, non una rivoluzione, un disordine che potrebbe trovare un'altra strada, che non è mica il socialismo, nessuno sa che cosa sia, ma che so io, un bel pezzo di economia che diventa pubblica, cioè, le scuole che ritornano a essere un luogo dove perfino i genitori chiedono che qualcosa venga insegnato ai loro figli. Il divieto di adoperare i cellulari per i minorenni. Cioè, insomma, qualche cosa, come diceva il povero Lombardi nel 1963, che voi non sapete neanche chi è, era un socialista di sinistra, si entrava al governo di centrosinistra. Bisogna mettere i bastoni fra le ruote del capitalismo. Così dicevano i socialisti una volta. Cioè, ci fa contento. L'avete fatto voi, no? Questo, non come dire rovesciare così, semplicemente far passare il concetto che l'economia non ha il diritto di saturare lo spazio pubblico e privato di una società, che giù le mani, ci sono un mucchio di spazi che devono funzionare con altre logiche. È chiaro che da quando negli anni 90 le forze di sinistra del mondo hanno inventato la deregulation, tutti di sinistra erano quelli al governo in quel momento, da Clinton a Mitterrand a Blair a Prodi ad Alema, tutti dicevano di essere di sinistra e hanno detto sostanzialmente al capitale: gira per il pianeta come vuoi, quando vuoi, fai ogni tipo di speculazione, puoi farlo. E prima non è che vivessimo in una prigione sovietica, vivevamo nello stesso Occidente, però i capitali non si potevano spostare se non si spostavano dei beni. Guarda un po'. E nessuno poteva dire a uno Stato: tu non hai soldi, perché lo Stato i soldi se li stampava. E non era ancora stato inventato, no, era già stato inventato e messo a stampa, gli avevano già dato il premio Nobel, ma non era ancora stato applicato tutta la serqua mostruosa di concetti molto potenti del neoliberismo, che si fondano sostanzialmente sull'assioma della irrazionalità degli esseri umani e della loro esistenza sociale. Irrazionalità. Che non è correggibile. Per cui non è nemmeno vero quel che dicevano i marginalisti, cioè esiste il mercato perfetto. No, il mercato è sempre imperfetto e non può essere che imperfetto. Gli uomini vivono immersi in un sistema di relazioni di cui non sanno nulla. E il successo e l'insuccesso non si fonda sopra ideologie, sopra l'applicazione di teoremi, non lo sappiamo, questo è Hayek. Per cui la più grande distruzione della soggettività moderna l'hanno fatta, inventata dai liberali, l'hanno fatta i neoliberali. Bene, nessuno aveva detto viviamo a caso. Ogni tanto si formano delle buone pratiche, ma non crediate, è un puro caso. Nessuno ha detto questo. Questo è antidemocratico radicalmente. Radicalmente. Cioè l'idea che l'opacità è ciò dentro cui tu sei in me. Questo è pensiero negativo sul serio. Sei immerso ineluttabilmente dentro il non sapere, non il logos, ma l'ignoranza è il motore della società e della storia. Sic. Da cui un sistema potentissimo, perché tutto ciò è pura potenza, e assolutamente instabile. Naturalmente le povere sinistre che erano ancora lì, col piano, il progetto, i valori,
distrutte da questa roba, che hanno se stesse abbracciate pensando di poterle ingentilire, dominare, urbanizzare. E adesso ridotte a interrogarsi sugli aspetti marginali dell'esistenza collettiva, individuali, privati, che vanno difesi finché si vuole, ma non ti salvano, non salvano una società. Una società non diventa giusta per quelli, diventa giusta quando torna a essere fondata, come dice l'articolo 1 della Costituzione, sul lavoro e non sull'algoritmo e non sul mercato e non sull'ignoranza. Dice, non lo sa più nessuno. Beh, qualcuno di noi lo scrive, molti lo sperimentano dolorosamente sulla propria esistenza. Se questo qualcuno che scrive, non io, e riuscisse a parlare a quelli, e soprattutto se in mezzo ci fosse un partito, ma non c'è. E non voglio che qualcuno mi dica che c'è, perché sono divento anche cattivo. Non c'è. Ecco. Però non, oggi non c'è, domani chissà. L'evento. Tutto pronto. L'emergenza. Un'emergenza positiva. L'Ereignis. Però, ripeto, non stiamo dicendo assaltiamo la fortezza del potere, perché il potere non è una fortezza. Sappiamo che poi se no si ripete tutto uguale, lo sappiamo. No, ma non è una fortezza oggi. E comunque sarebbe un ripetere il già fatto. Ci abbiamo già provato. Non so se ho risposto alle vostre. No, bravissimo. C'è la questione un po' della geopolitica e della democrazia. Lì c'è poco da dire. No, lì c'è poco da dire, perché seguiamo appresso gli Stati Uniti.